Non me lo dà più, quindi siamo in live. Ciao Silvano, come stai? Ecco, Sto bene, sto bene. allora sperando che la tecnologia ci dia questa volta una mano, proviamo a fare questa diretta. Allora, confesso che molti amici ogni tanto mi chiamano e mi dicono: ma perché non fate i video con Silvano Borruto? Dico, guarda che non è facile per tutta una serie di motivi. Bene, allora bando alle ciance e andiamo subito al sodo. Intanto tu hai un argomento clou che ti interessa dire, oppure vado io con delle domande dai mille una notte? Guarda, io l'argomento ce l'ho e ti dico subito qual è. Le rivolte che stanno succedendo in questo momento in tutto il mondo sono, come la vedo io, una continuazione, anzi direi il capolinea, delle rivolte che 700 anni fa piagarono tutta la cristianità, dall'Inghilterra alla Francia, alla Germania, alla Transilvania, eccetera. Sono le rivolte contro l'usura del popolo. È la battaglia finale delle banche contro il popolo che fu, diciamo, profetizzata da Lord Acton 144 anni fa. Sai chi fu Lord Acton? No, No, mi spiace. Lord Acton era il Chief Justice del Regno Unito nel 1875 e disse: la questione che si sta sviluppando adesso, che si sviluppa da molti secoli e che un giorno o l'altro bisognerà affrontare, è quella del popolo contro le banche. Questo è quello che stiamo vedendo adesso. Credo che tutti. No, adesso vai avanti. Allora, l'amico Giorgio Vitali, lui sostiene che queste ultime battaglie che tu stesso hai citato contro l'usura del denaro, lui dice che sono il canto del cigno, cioè ormai sono quasi agli sgoccioli, nel senso Sì, che molta gente si sta rendendo conto del cappio bancario. esatto. E tu stai confermando questa cosa, insomma. Sì, siamo perfettamente d'accordo. Ora, 700 anni fa, nel 300, la famosa crisi del 300 che finì mise fine al Medioevo, non era dovuto a ragioni peregrine come la sovrappopolazione, ma all'entrata dell'usura con la gamba tesa nel tessuto economico e sociale della cristianità. Questo oggi si è arrivato al capolinea. Allora, cosa successe? Che a queste rivolte, in Italia, per non andare troppo lontano, furono i Ciompi nel 1378 a Firenze. Chi erano i Ciompi? Erano i cardatori di lana, era la parte più umile della filiera della produzione lanier di Firenze. Erano lavoratori, quelli alla base. Quando i Medici si innamorarono dell'usura e cominciarono ad arricchirsi prestando a usura ai re d'Inghilterra, da dove presero il denaro? Dal salario dei Ciompi, i quali si videro tutti in una volta ridurre i salari drasticamente e si ribellarono. C'è ancora a Firenze la statua di Michele di Lando, quello che capeggiò la rivolta. Come finì la rivolta? Nel sangue. Lo stesso successo in Inghilterra, lo stesso successo con le Jacquerie francesi, lo stesso successo con i Transilvania, eccetera, eccetera. Tutte queste rivolte furono soffocate nel sangue. L'ultima, a quel tempo, fu la battaglia di Frankenhausen in Germania, dove i nobili fecero un macello dei contadini e Lutero li aizzava, noi contadini ma i nobili, per ribellarsi di quella marmaglia, e ci riuscirono. E per questi ultimi 500 anni è stata la questione della crescente influenza e della crescente oppressione delle pratiche usurarie contro chi lavora. Il lavoro contro il denaro, il lavoro contro contro l'interesse, il lavoro contro l'oppressione. Ora, l'usura si è sempre identificata, o meglio,
non identificata, ma tracciata ai prestiti. E invece no. Come dice Silvio Gesell, l'usura comincia agli scambi, non ai prestiti. E semplicemente si tratta, come la definisce lui, e come io sono d'accordo, nel tributo che chi ha riserva di valore impone a chi ne ha bisogno, a chi ha bisogno di mezzo di scambio. Non c'è bisogno di prestare denaro per far questo. Basta, per esempio, fare quello che fanno le banche tutti i giorni, sottrarre contante dalla circolazione e causando crisi economiche con questo. Ora, si parla oggi della lotta al contante, della lotta al contante. Non è cosa di ieri, ma è cosa da molto tempo. Ti ricordo due episodi di 90 anni fa. Il 30 marzo del 1925, cioè Mussolini era in carica da 3 anni, il ministro delle finanze Alberto De Stefani bruciò nella piazza di Milano 320 milioni di lire. Perché? Per combattere l'inflazione, come diceva lui. Per combattere l'inflazione, e negando a centinaia e centinaia di lavoratori, di operatori economici, il salario. Perché bruciava il mezzo di scambio. A vantaggio di chi? Delle banche. A vantaggio del potere finanziario. L'anno dopo, il 26, 4 usurai abbindolarono Mussolini, lo ingannarono, facendogli credere che il prestigio della nazione dovesse dipendere dal tasso di scambio con la sterlina. Questo è quello che il professor Auriti chiamava la gran fregnaccia, e aveva ragione. I 4 usurai erano. Riferisci a quota 90, a quelle. Sì, esatto, quota 90. Chi erano i 4 usurai? Erano Bonaldo Springer, Giuseppe Paratore, Giuseppe Volpi e Alberto Beneduce. E consigliarono Mussolini da parte dell'usura. Così che successe che il tasso di scambio scese di nuovo da 154 a 90 e assoppò centinaia e centinaia di piccole imprese che si trovarono asfissiate di contante. Posso dire una cosa? Di contante, di. Su Accademia abbiamo un altro grande pensatore che è il professor Pantano, Antonio Pantano. Non so se qualche Sì, volta lo hai l'ho ascoltato. visto diverse volte. L'ho visto diverse volte. Lui ha una diversa prospettiva su quota 90. Te la riassumo in breve. Io sinceramente sono un po' più d'accordo con te e meno con lui, però in effetti la sua interpretazione di quel periodo di quota 90 non è del tutto sbagliata. Ti dico molto brevemente perché ci sarebbe un'ora da affrontare con quota 90. In quel momento l'Italia stava affrontando guerre, stava affrontando colonie e aveva bisogno di una moneta pesante, aveva bisogno di una moneta per acquisti all'estero di un certo tipo. Allora gli serviva sacrificare un po' il mercato interno per agevolare con la moneta forte avere un potere d'acquisto, diciamo, chiamiamolo così, sui mercati esterni. Quindi da questo punto di vista, da questo punto di vista, da questa strategia, che Mussolini era anche un imperialista, se vogliamo, no? Allora diciamo che non fu una scelta del tutto sbagliata, però fu sbagliata perché all'interno dell'Italia creò quello che creò. No, ti volevo solo fare dire questo passaggio, magari fai qualche osservazione. Sì, no, le due cose non sono contraddittorie. Non sono contraddittorie, sono subcontrarie. Perché quando si prende una misura monetaria di qualsiasi tipo, a qualunque livello, personale, sociale, politico, economico, inevitabilmente si favorisce uno dei due campi, o il lavoro o il denaro. Quindi il professor Pantano ha ragione, lui prende la parte dello Stato che ha bisogno di soldi per all'estero, eccetera. Benissimo, chi paga? Chi paga sono i lavoratori. Sì, no, no, ma ci fu una crisi sul mercato interno, questo non è, No, cioè, un dato di fatto. e ci sarà sempre, perché la funzione di mezzo di scambio e la funzione di riserva di valore sono contraddittorie. Contraddittorie nel senso più puro del termine logico. Cioè, se una è vera, l'altra è necessariamente falsa, e viceversa. Se una è falsa, l'altra è necessariamente vera. Questo
Questo perché? Perché la moneta, come la concepiamo dal tempo di Creso di Lidia, 2500 anni fa, ha questa doppia contraddizione costruita dentro di sé. Non se ne può fare a meno. Ora, quello che sta succedendo oggi è che i lavoratori oggi sono informati, mentre 90 anni fa non lo erano. E quindi si rendono conto di cosa succede. E allora tu hai i gilet gialli in Francia, e tu hai le Salvini in Italia, e adesso non ricordo adesso i nomi, ma questo si sta spendendo, si sta dilagando a macchia d'olio in tutto il mondo. Ora, questa è una cosa buona, e dice se Vitali dice che si chiama gli sgoccioli, ha ragione. No, lui sostiene col suo linguaggio molto, molto colorato, no? Lo sai, no? Che diciamo quel tipo di blocco che fa leva sul neoliberismo, perché l'usura è, come si dice, vive nel brodo colturato. Tu poi sei un botanico, mi capisci perfettamente, cioè il terreno buono per l'usura è proprio il neoliberismo. Esatto. Con al canto del cigno, perché per arrivare a togliere il contante, per arrivare, ma non solo, tu stavi facendo riferimento a queste a questi movimenti di massa. Poi però su Salvini ti voglio dire un dettaglio, però te lo dico dopo. C'è tutto il Sud America in subbuglio, c'è tutto il Sud America, Venezuela, Colombia, no, forse sì, Colombia sì, è l'unica, no, l'Argentina, sì. Che sta passando un problemi anche di questo tipo. Sì, quindi che il mondo, parte del mondo, insomma, sia ormai alle strette con questo sistema neoliberista e monetario, insomma, lo si vede sotto gli occhi. Io però ho ancora un timore. In Spagna comunque c'è il partito Vox che è salito. Sì, la Polonia sta comunque in rottura con l'euro e con l'Europa. E quindi c'è, diciamo, insomma, l'Inghilterra se n'è andata. A proposito, ti faccio subito una domanda. Tu che ne pensi, in breve, sulla questione della Brexit, cioè dell'uscita della Gran Bretagna dall'Europa? E poi perché sta durando così tanto? Un tuo parere? Io sono favorevolissimo alla Brexit. Quello anch'io. Sta durando così tanto perché le forze dell'usura sono contrarie e non lo vogliono. E quindi forse dell'usura se ne fregano del referendum. Loro vogliono restare dentro perché ci guazzano, perché è tutto a loro vantaggio. È sempre la stessa storia. Ci sono due partiti, una vera lotta di classe tra il lavoro e l'usura, che in Gran Bretagna si vede perfettamente come funziona. Il popolo vuole uscire. Le forze dell'usura vogliono restare, e siccome hanno potere, perché hanno denaro e perché hanno la terra, e possono costringere il governo a fare quello che vogliono, o quasi. Quindi dipende da chi vincerà questa lotta. E Lord Acton lo aveva visto 144 anni fa. Lo stiamo vedendo. No, ma che l'usura è proprio un amico di Accademia della Libertà. Un giorno mi ha fatto una domanda, mi ero ripromesso di rispondere a questa domanda, ma non ho avuto tempo. Dice: ma se si applicasse il neoliberismo al 100%, cosa succede? E succede che la nazione la distruggi nel giro di 5 anni. Tra parentesi, l'Argentina... ma non solo l'Argentina, ha già visto, non so se ti ricordi, il presidente Menem applicò il neoliberismo quasi al 100% e massacrò l'Argentina. Non poteva fare altro. Allora, no, ti volevo dire una cosa su Salvini. Io degli altri paesi non sono molto informato, però sull'Italia posso dire la mia. Che è vero che Salvini rappresenta un certo malcontento e un certo contrasto con quello che è l'Europa, però della destra liberale bisogna fidarsi fino a un certo punto, anche perché non più tardi di 2 o 3 giorni fa, alla domanda vedresti Draghi, l'ex presidente della BCE,
vedresti Draghi come presidente della Repubblica? Lui ha risposto perché no. Sì, allora, ero lo sai. Allora, intanto che tu, senza voler fare i moralisti, fin tanto che tu continui a mettere nelle istituzioni di uno Stato, benché laico, metti una persona che ha una formazione strettamente finanziaria neoliberista, è chiaro che lui vedrà il mondo sotto quella lente. Quindi certamente non puoi dire perché no. Tu la pensi come me o... Beh, io la penso che c'è qui una contraddizione. Se Salvini dice perché no, o non capisce, o è parte della combutta. La seconda che hai detto, secondo me. O l'una o l'altra. Perché in queste cose non si può compromettersi. Siccome c'è una contraddizione, la contraddizione non può risolversi combinando le due estremità. Una delle due deve sparire. Perché il vero e il falso non possono andare insieme. Sì, ora, no, io faccio, permettimi il parallelo, no? Anche se capisco che rasenta la bestemmia questo parallelo, però lo voglio fare. Così come si dice libera Chiesa in libero Stato, oppure Stato laico, la Chiesa fa quello che è, secondo me anche la finanza, che è diventata una religione, no? Il Dio mercato, dovrebbe essere libera. Cioè, non puoi mettere i finanzieri a gestire le cose pubbliche. È sempre lo Stato, laico o non laico, questo poi è un altro problema, magari lo trattiamo dopo, è sempre lo Stato che deve avere una formazione prettamente umanistica, che deve gestire la finanza, e mai il contrario. Ecco perché. Esatto. No, qui siamo d'accordo anche qui. Ora, la questione delle finanze del Vaticano risale al 1928, non è cosa di ieri. Fu nel 28 che si instaurò quella, sotto Pio XI, che si instaurò quello che oggi si chiama lo IOR. Ma in questo non mi voglio mettere. Non mi voglio mettere perché il problema politico è quello, come dice benissimo Paolo Maleddu, che è lo Stato a dover emettere moneta. Non le banche private, perché il tributo che esse impongono a chi lavora non è un tributo monetario, è un tributo di disoccupazione, è un tributo di malessere, è un tributo di oppressione, come lo si vede a tutti, le condizioni dei lavoratori in questi ultimi 20 anni sono andate a catafascio, per questo motivo, per favorire le forze dell'usura a spese delle forze del lavoro. E come dico, l'usura non va ritracciata ai prestiti, ma agli scambi, a quello che si fa. Sì, proviamo. Io sai che ho sempre domande strane, no? Nel senso che. No, vai, fai pure. Perché l'Italia, dico l'Italia, ma vale per tutte le nazioni che sono state soggiogate da questo sistema, no? Sì. Si accorge sempre alla fine, oppure quando hai capito cosa, cioè quando il dado è tratto, cioè, perché nel corso d'opera uno non capisce che gli si sta stringendo il cappio? Perché non capisce che stavamo cedendo azione dopo azione la sovranità monetaria, ora privatizzi la banca, ora vieti di comprare titoli di Stato alla tua banca, ma li fai mettere sul mercato internazionale, poi una cosina, cioè loro hanno raggiunto un potere, ma sempre per elementi marginali, cioè una cosetta alla volta, principio della rana bollita, no, per intenderci. Esattamente. Allora, perché l'intelligenza italiana, chiamiamola quella buona, quella umanistica, quella, se vuoi mettici anche quella religiosa, perché non ha suonato il campanello d'allarme quando questo percorso è cominciato? Il campanello d'allarme non lo suona l'Italia, lo suona chi capisce, e chi capisce ed è al potere, effettivamente intende far qualcosa per il popolo, lo fa, ma paga il prezzo. Sai chi fu lo statista del secolo XX? Che applicò le regole giuste e riscattò tutto il popolo alle forze dell'usura?
e che ancora oggi viene vilipendiato? Io ne conosco uno in Italia, Repubblica Sociale, Gian Domenico Pellegrini, addirittura no. Mandò lo Stato in attivo. So chi fu. No, mi riferisco a Muammar Gaddafi di Libia. Ah, come no, il Libro Verde, assolutamente sì. Muammar Gaddafi di Libia riuscì a catturare per il popolo la rendita del terreno e l'emissione monetaria. Cioè aveva una banca di Stato che dava $5,000 di bonus, cioè di regalo, a ogni bebè che nasceva, che dava $50,000 di prestito senza interesse ai sposini novelli, che dava elettricità gratis, educazione gratis. Ma la vera ricchezza sono i figli. La vera ricchezza sono i figli. Esatto. Omudai lo sapeva. Per di più, costruì in 25 anni il gran fiume artificiale di cui in Italia c'è poco o niente. Sai cosa fu quello? Tu lo sai? No, so che i francesi, la prima che hanno bombardato è stata quella, Esatto. I criminali di guerra, che è un crimine di guerra condannato da Ginevra, dalle convenzioni di Ginevra, bombardare le risorse d'acqua. E non sono stati i francesi che l'hanno bombardata, è stata la NATO. La NATO, nel senso, l'aereo era francese ma su ordine NATO. Cioè. Quel capolavoro di ingegneria era una tubatura, un acquedotto di 6.000 chilometri. Sai cosa vuol dire 6.000 chilometri? Un ottavo di circonferenza terrestre che portava acqua. Significa tre volte l'Italia. No, quasi sei volte l'Italia, cinque volte rotte l'Italia. Appunto, ora portava acqua dalle arenarie della Nubia alla costa e arrivò proprio nel momento in cui i bombardieri NATO glielo distrussero. Ora, perché fece questo? Perché aveva nazionalizzato tre cose: una, la terra; due, le banche col Banco Centrale; e tre, il petrolio. Con le entrate di questo non aveva bisogno di tassare e tartassare i suoi cittadini come fa l'Italia. Le tasse che in questo momento pagano chi lavora in Italia sono perverse, non solo ingiuste ma perverse, perché premiano i fancazzisti e puniscono chi lavora. Ora questo è assurdo, ma questo succede e non solo in Italia. Tutti i paesi che hanno adottato la classica democrazia che vediamo adesso fanno lo stesso. Usano come imponibile il lavoro aggiunto da chi lavora, cioè il valore aggiunto da chi lavora, invece di usare il valore sottratto all'uso comune. Un esempio di valore sottratto all'uso comune è il parcheggio. Tu sottrai valore e paghi per l'occupazione di un certo numero di metri quadrati per il tuo veicolo. Questo è giusto, ma non sono tanto d'accordo perché vivo con la macchina io, però vabbè. Questo no, però ti devi cioè, però dovresti fare abolire le altre tasse, cioè quello che non è giusto è la tassa sul reddito. Quello che non è giusto è l'IVA. L'IVA non solo non è giusta, l'IVA è una tassa demoniaca, perché... Ma è più di un quinto, qui stiamo al 22%. Anche se fosse l'1%. La Spagna nel XVI secolo perse i Paesi Bassi per l'IVA. Spano, scusa, spostati leggermente alla tua destra, poco. Ecco, così, no? Perché sennò... vai, prego. Nella Spagna, quando la Spagna era proprietaria delle Fiandre, dei Paesi Bassi, introdusse l'IVA, che in castigliano del tempo si chiamava Alcabala. L'Alcabala fece perdere la Spagna da quelle possessioni, perché la gente si rivoltò. Ora, perché? Ora, cosa fa lo Stato moderno? Lo Stato moderno sa perfettamente
come sapevano i mercanti olandesi di allora, che il costo di riscossione supera le entrate, quindi è una tassa regressiva, assurda. Ora, cosa fa lo Stato moderno? Fa fare il lavoro che i suoi mirmidoni dovrebbero fare a chi? Agli operatori economici, senza pagarli, cioè schiavitù. L'IVA è una tassa che impone la schiavitù agli operatori economici, a parte di sottrarli, di derubarli del guadagnato onestamente col lavoro della loro fronte. Questa è l'IVA. È una tassa che dovrebbe sparire domani. Ci dovrebbe essere una rivolta totale contro questa. Le altre due tasse, che sono come si chiama? Le imposte indirette sulle transazioni e le dogane, con queste si può discutere, specialmente con la seconda. Le imposte indirette furono introdotte nell'Inghilterra del XVII secolo dai terratenenti che si erano impadroniti delle proprietà ecclesiastiche e che non volevano pagare nessuna imposta su quelle. E quindi fecero pagare di nuovo i lavoratori, chi lavora. Queste tasse sono, come dicono questi due economisti britannici, uno britannico e uno americano, Fred Harrison e Mason Gaffney. Io sono in contatto con Mason Gaffney, di tanto in tanto ci scriviamo. Loro le chiamano treadmill taxes, cioè le tasse del tapis roulant. Tu sai che sono tutti, che tu corri sempre più veloce, ma rimani sempre nello stesso posto. Questa è la tassazione di oggi. Mentre invece Gaddafi se ne liberò. E chi se ne libera oggi, a man bassa, e facendo marameo a tutti quanti gli economisti tradizionali, è la Cina. La Cina si è sbarazzata dell'usura. Ecco perché si sta sviluppando a passi da gigante. Anche perché se ultimamente sta rallentando un poco. Sai che ho, no, scusa se hai detto la Cina, perché volevo confrontarmi con te su uno studio che ho letto. Allora, sembrerebbe che la Cina, tra l'altro lo sostiene anche Tremonti nel suo ultimo libro, sembrerebbe che l'India supererà per popolazione la Cina da qui a 15 anni, massimo 15 anni, cioè la popolazione indiana sarà superiore alla popolazione cinese. E non solo, ma un problema che hanno i cinesi perché la Cina è un coacervo di cose strane, no? Nel senso che le campagne si stanno svuotando e stanno andando tutto nelle metropoli. Figli non ne stanno, si sta riducendo la natalità in Cina. Chi sta in città non fa figli, quelli che stanno nelle campagne stanno andando in città, e praticamente fra un po', parliamo sempre di una prospettiva di 15 anni, la Cina invecchierà come l'Europa, ma molto più rapidamente, insomma. E quindi se loro dovranno affrontare grossissimi problemi su questo fronte. Siamo d'accordo. Non so se è una visione che tu condividi. No, siamo d'accordo, dovranno affrontarli, perché hanno passato anni di una politica disgraziata di imporre il figlio unico alle famiglie e di incoraggiare il femminicidio delle bambine, perché i cinesi non volevano maschi, non volevano femmine, volevano maschi. Risultato è che oggi ci sono circa 60 milioni di cinesi senza moglie. Dove li vanno a trovare? Questa è una delle ragioni, tra l'altro, perché vengono in Africa. Non lo fanno sapere, ma insomma. Ma li stanno comprando, stanno applicando una teoria che noi conosciamo bene, che è già successo in Medio Oriente. In un certo famosissimo Medio Oriente, che c'è, prima cominciano a comprare il terreno. Una volta che il terreno al 60-70% è tutto cinese, lo Stato, vuoi dire africano, ma per modo di dire, perché se siamo d'accordo, dei proprietari è cinese. Sì, questo è vero. Però in poco più di 10 anni, i cinesi hanno costruito in Africa più infrastrutture che non in 100 anni poteri coloniali. E per questo io direi, per liberarsi della migrazione selvaggia in Italia, di chiedere ai cinesi di andare a reclutare i loro lavoratori
in Europa e portarli in Africa. Portarli in Africa, certo. Portarli in Africa e durante il viaggio insegnare loro il cinese e l'inglese. E poi garantirgli un lavoro. Garantirgli un lavoro una volta che sono in Africa, che è la cosa più giusta da fare. Guarda, a mia sensazione, chi viene, a parte qualche barca, non è gente che ha voglia di lavorare. Te posso assicurare. Un po' l'africano, e tu questo lo insegni a me, però io, con l'esperienza che ho io, l'africano non concepisce il concetto di lavoro subordinato, cioè non sa neanche che cosa vuol dire. Quando tornavano dei miei amici che lavoravano o sui pozzi o su, mi dicevano che chiamavano le maestranze, la manodopera locale, venivano, facevano il contratto tutto a posto, lavoravano per 3 giorni e poi non si vedevano più. No, questo però... prego. Ma ci sono diverse cose. Primo, non sottovalutate gli africani. Tu ti ricordi, l'hai studiato a scuola, della famosa battaglia di Poitiers, dove Carlo Martello rigettò i musulmani, l'esercito musulmano, al di là dei Pirenei. Te lo ricordi quella storia? Sì. Benissimo. Beh, 90 anni prima di Carlo Martello, cioè nel 642, gli arcieri nubici del regno di Macuria, nell'Alto Nilo, fermarono un esercito di invasione islamico, non una ma ben 2 volte. Sai come? Non scoccando le loro frecce per uccidere, ma per accecare. Cioè li facevano arrivare a tiro e poi gli scoccavano le frecce negli occhi. Dopo aver messo fuori combattimento 150-200 musulmani, l'esercito si dovette ritirare. Perché se tu gli fai i cadaveri, li lasciano sul posto, ma se gli fai i ciechi, te li devono portare. Cioè una tattica assolutamente geniale, Certo. Poi quando c'è l'incoraggiamento e l'occasione, i geni si sviluppano. Ti do un esempio, questo è reale, che l'ho visto io con i miei occhi. Qualche anno fa un ragazzo di 15 anni mi disse, io ero il suo tutore, mi disse che gli piaceva il disegno. Dico, guarda, hai un portafoglio di disegni che mi puoi mostrare? Io pensavo che fosse disegno artistico, e invece no, questo arriva, mi porta uno spaccato e una pianta di una casa a 2 piani fatta con il CAD, il Computer Assisted Design, che aveva imparato da solo a 15 anni. Beh, oggi sta studiando architettura in Australia, ma è un'altra storia. Altre questioni. Un ex alunno mio, era africano, nell'ultimo anno di scuola riuscì a interessarlo al latino. Questo oggi si guadagna la vita come insegnante di latino e parla e lo scrive come Cicerone, cioè, mi ha superato di gran lunga e c'ha un dono per le lingue. E te ne racconto un'altra. Questa stessa persona, adesso è sposato, ha figli, comprò un'auto giapponese. Dopo un po', biologico di seconda mano, dopo un po' questa giapponese, come tutte le auto, si è fermata. E qui a Nairobi non c'è chi la potesse riparare. Perché? Perché tutte queste diavolerie che gli hanno messo dentro adesso è impossibile, non hanno più gli stessi parametri di 20 anni fa. Beh, allora lui ha scritto alla fabbrica e dice: mandatemi il manuale da officina. E glielo hanno mandato, ma in giapponese. E cosa ha fatto lui? Ha imparato il giapponese e si è agganciato alla macchina da solo. Non sottovalutate gli africani. Che questo non accada tutti i giorni è un'altra questione, evidentemente. E tra loro ci sono i criminali, ci sono i delinquenti, ci sono i fancazzisti, c'è tutto. Vabbè, credo che in ogni caso il bisogno e lo stato di necessità aguzzi l'ingegno. Assolutamente. Il cervello è un muscolo che va esercitato, dice qualcuno, che non lo eserciti. E questo secondo me è anche il motivo per cui i figli dei ricchi
spesso cadono nella Esatto. paranoia, nella Esatto. depressione, perché avendo già tutto e non dovendo, anzi, qui io ti chiedo proprio questo, no? Sì. Cioè, il fatto che le popolazioni, ma io mi riferisco per esempio all'Italia, no? Spesso nelle varie riunioni che si fanno, perché tutti siamo bravi a denunciare il problema, no? Poi tu hai scritto quel bellissimo libro in inglese che ancora non riesco a comprare. Io sono andato in quella libreria vicino al Vaticano, non ce l'avevano, eh. Ma Però lo devo ordinare, lo ordino su quello internet. Eh? mio? Quello sul pensiero, il tuo libro sul pensiero in inglese. Ah, The Art of Thinking. L'arte del pensiero, bravo, del pensare. Dicevo che praticamente nel momento in cui tu hai necessità, aguzzi l'ingegno. Esatto. L'Italia forse è ancora troppo ricca, tra virgolette, cioè c'è ancora troppa classe borghese, perché non riusciamo a trasformare la denuncia in azione. Allora, magari una tua analisi psicologica, antropologica su questo, perché nonostante noi facciamo, tra virgolette, analisi giuste, poi alla fine non si passa all'azione, no? Ideazione. Guarda, dice Monsignor Benigni, l'autore della storia sociale della Chiesa, che gli italiani mancarono per ben 2 volte l'opportunità di diventare nazione, così come era diventata la Spagna, unendo il ceppo visigoto con quello celtiberico, così come aveva fatto la Gran Bretagna, unendo il ceppo britannico con quello anglosassone, e così come aveva fatto la Francia, unendo il ceppo gallico con i franchi. L'Italia mancò questa. Sebbene in Inghilterra, insomma, gallesi, eh? D'accordo, però l'Inghilterra, cioè l'Inghilterra, gli inglesi sono Sì, nazione. no. Ora, nel Regno Unito ci sono 4 nazioni, no, sei nazioni. Una di ceppo anglosassone, che sono gli inglesi, e le altre 5 di ceppo celtico, che sono irlandesi, scozzesi, gallesi, Cornish, non so come si dice in italiano, cornovagliesi, della Cornovaglia, e Manx, quelli dell'isola di Man. Questi sono tutti celti, bene o male, coesistono. Ora, questa occasione, gli italiani la mancarono 2 volte, prima con i Goti e poi con i Longobardi. Questo non è opinione mia, questo lo dice Benigni in questo libro che è fantastico. Vi consiglio assolutamente di leggerlo perché lì si impara moltissimo. Ora, qual è stato il risultato? Che nel primo caso fu l'impero bizantino a distruggere i Goti con perdite enormi di uomini e di materiali. E nella seconda furono i Franchi a distruggere i Longobardi. Gli italiani non approfittarono né degli uni né degli altri. Risultato, gli italiani non sono mai stati nazione, né lo sono oggi, né sembra che lo saranno in futuro. Per esempio, Per questa è cui. un'altra cosa. No, no, ma mi hai dato come si dice, una bella riflessione da fare. Perché uno dei problemi che suscita la questione monetaria, no? Perché man mano che si scopre la truffa monetaria, inevitabilmente si scopre una truffa storica, si scopre una truffa culturale, cioè, ci hanno raccontato una storia sbagliata, ci hanno cresciuto, la scuola ci ha cresciuto in maniera sbagliata, ci hanno raccontato anche una storia della Chiesa sbagliata, se vogliamo, in Esattamente, esattamente. parte, no, no, non ti lascio arma libera su questo, però in parte ci hanno. E allora, alla fine uno mette in dubbio, ma allora anche l'unità d'Italia, allora anche la Costituzione da mettere in discussione? Io non ti ho chiesto prima il tempo a tua disposizione quanto era, però sicuramente ci aggiorniamo. Sono quasi le 7 da Sì, te. quasi perfetta, sì. Io Da te. ho ancora mezz'ora. Perfetto, no, come facciamo una cosa? Romance. Said what? No, I haven't had communion. I didn't care. Okay, there's nothing I can do now. I have an interview.
Comunque, Silvano, se devi andare, ne facciamo una la settimana prossima, va bene? La faremo comunque, sì, la faremo comunque. Ecco. Questa era proprio per ripartire con queste interviste, che è stato anche difficile testare questo nuovo programma, perché Hangout non c'è più. Allora, dicevo, allora, in virtù di quello che hai detto, cioè l'Italia non è mai stata una nazione, ha perso... Non l'Italia, gli italiani. L'Italia è stata sempre un'espressione geografica e continuerà sempre a esserlo, come la Gran Bretagna, come la Francia, come l'Inghilterra, come la Catalogna. Non si confonda il territorio con la nazione. Su questo siamo d'accordo, però voglio dire, proprio in virtù di quello che hai detto, citando anche Benigni, Monsignor Benigni, credo che ti riferivi, no? Sì, che tra l'altro ha cominciato a scrivere un bellissimo libro sulla storia della Chiesa, che poi non è riuscito a terminare. È quello, io ho il primo caso, quello lì. E il fatto che questa Italia è stata fatta, tra virgolette, no, nella maniera che sappiamo, Garibaldi, con la storiella delle barchette, eccetera. Il fatto che Mussolini in qualche maniera tentò di fare gli italiani, perché sì, se lui cominciò a tentare di fare gli italiani, sì, però ovviamente l'Italia faceva gola, già era sotto dominio, sotto gli occhi degli inglesi, poi passò sotto gli occhi degli americani. Allora io ti chiedo, per chiudere, così ti lascio anche libero poi di fare la ringa finale, da dove possiamo partire secondo te per lo so che è una domanda grossa, però cioè, dalla Costituzione secondo te è un buon punto di riferimento pur sistemandola, oppure da cos'altro? La Costituzione comincia a mentire dall'articolo 1. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, manco per sogno. L'Italia fu fondata sull'usura, è l'usura che controlla e che non è stata mai fermata, e non ha gli strumenti per liberarsi, perché per liberarsi dall'usura bisognerebbe che un capo di Stato mettesse fuori legge l'interesse, allora ci si libererebbe, fuori legge. E chi lo va a fare? È la solita storia. Chi mette il campanello al gatto? Di questo si tratta. Ora, Mussolini cercò farlo, ma come? Con la retorica. Con la retorica. Mussolini non si liberò mai né dell'usura né del latifondo. Per non liberarsi. Uno dei suoi primi economisti fu proprio uno di loro, insomma. Che Mussolini ancora non lo conosceva, eh. Sì, e che fecero questi signori? Niente. Cioè, per non risolvere la questione del latifondo, cioè per non fare quello che Gaddafi avrebbe fatto 70 anni dopo, di prendere la rendita da ubicazione e metterla nelle casse dello Stato, andò a combattere quell'idiota e criminale guerra di Etiopia. E fece morire 100.000 etiopici e 20.000 non so quanto italiani per un posto al sole, che c'era già in Italia, ma occupato dai latifondisti. Il povero Mussolini non capiva l'economia. È stato l'unico capo di Stato capace di governare. Cioè quello che diceva Trilussa, no? Trilussa? L'Italia finalmente c'è un uomo che governa. Bene disse Diogene, smorzava la lanterna. La ricordi? Sì, sì, è romano, poeta romano. Quindi il metodo di Mussolini non funziona, perché non poteva funzionare. Io avrebbe dovuto fare quello che fece Gaddafi, allora l'Italia sì che sarebbe una potenza mondiale ancora oggi, ma non lo fece. Sì, però io insisto su questa cosa, Silvano, perché ripeto, poi tu ci devi comunque lasciare un testamento, un qualche cosa su cui noi dobbiamo poi... Cioè, noi l'Italia ce l'abbiamo, fatta così, sebbene sia un'espressione geografica, ma dobbiamo puntare su che cosa? Cioè, al di là di fare informazione, formazione, per esempio, anche la nostra cristianità che si sta perdendo, la nostra cultura latina che si è completamente persa, oggi non si insegna manco quasi più, cioè...
da dove dobbiamo partire? Metti caso che io sono un disperato in mezzo alla strada, e in parte lo sono, ti dico Silvano, qual è la mia direzione? Ma non ci sono formule di magiche, questo. Bisognerebbe cominciare a partire, io direi, politicamente, dal rafforzare i comuni. Per rafforzare i comuni e creare in ogni comune un centro politico di consapevolezza e di solidarietà tra il sindaco e i cittadini. Purtroppo oggi l'Italia ha 8.100 comuni. Io non so quanti di questi sindaci siano genuinamente italiani o siano dei criminali, perché ci sono anche questi. Ora, se i cittadini sono in grado di eleggere il proprio sindaco e questo scegliere il suo consiglio comunale di uomini scelti, imitando in un certo modo quello che fu l'abbazia benedettina di Cluny durante due secoli, perché l'abbazia di Cluny aveva adottato il principio monarchico ma anche il principio gerarchico, il primo, cioè che una persona è al comando, e che il secondo forma il suo successore, lo sceglie e lo forma. E quindi per due secoli l'abbazia di Benedettina di Cluny ebbe solamente 5 abati, cioè lunghissimi regni. Questo in Italia si potrebbe fare solo a livello comunale, non a livello nazionale, perché il livello nazionale non c'è. E quelli che sono andati al potere centrale di Roma, specialmente dall'unità in poi, sono stati dei fallimenti uno dopo l'altro, eccetto Mussolini. Ma Mussolini non aveva tutti gli strumenti per poter fare quello che si sarebbe dovuto fare. Il problema è gravissimo, e me ne rendo conto, ma non ho formule magiche per questa qui di cominciare con delle comunità locali dove il rapporto umano è diretto, dove io conosco direttamente il mio capo, dove io la sera dopo posso andarlo a trovare sotto casa, per intendere. Esatto. È fondamentale. Ti dirò che io aggiungerei che ogni comune, forse tu lo hai sottinteso, dovrebbe avere una sua banca popolare, o meglio comunale, per sviluppare un'economia locale con quella forza economica, no? In rappresentanza del lavoro locale. Questo già succede in America. C'è la Banca del North Dakota. È l'unico stato. L'unico stato in cui c'è una banca di Stato da 100 anni. Da 100 anni. Non ha ceduto alle lusinghe delle altre banche. E c'è esattamente quello che tu dici. Prosperità, tutti hanno accesso alla attività economiche, eccetera. Sì, esattamente. Ora, certi comuni sono troppo piccoli per istituire una banca. Ci vorrebbe un minimo di popolazione, cioè una federazione di comuni. Aggiungo, la popolazione dei comuni deve essere armata, come gli svizzeri. Cioè fidarsi delle forze dell'ordine nazionali, deve avere le sue forze dell'ordine. Una milizia di cittadini armati e addestrati all'uso delle armi. È quasi sovversivo detto da te questo. Ma tu guarda, tutte le mie idee sono sovversive. E lo so. E infatti vengo criticato molto perché le idee sono radicali. Lo so benissimo. No, su questo hai ragione. Su certe cose non si possono assolutamente salvare col compromesso. Parlavo con un amico per telefono non più tardi di 2-3 giorni fa, e sosteneva proprio questo, cioè con le mezze misure e il compromesso porta sempre al ribasso, e c'ha ragione su questo, per carità. Certe cose o le fai o non le fai. Va bene Silvano, ti ringrazio, ti auguro buonanotte, perché tu vai verso la notte. Magari diamoci un appuntamento sempre per email la prossima settimana. Credo che ormai abbiamo testato il programma, perché prima abbiamo avuto qualche problema. Niente, quest'ora mi va benissimo. Facciamo 15-17 ore italiana, per te, per te più 2 ore più 17-19, sì. Un abbraccio. Ciao. Ciao Silvano. Ciao.